Il carro che presentiamo nel 2022 ha per titolo Il futuro, un'ipotesi. Ha due facciate, no? Diciamo così, ha due storie che sono contrapposte e al tempo stesso parallele. È un bimbo che si sveglia al mondo aprendo una finestra, è inserito nel mondo e ha come prima visione un campo di margherite, no? Quello che rappresenta un po' per tutti noi più o meno l'infanzia, la spensieratezza, il bello della vita. Solo che alle spalle ci sono tre figure losche che pugnalano questo mondo e mettono in crisi il futuro di questo bimbo. La domanda che mi pongo io, come si pongono altri, è quella: che futuro daremo ai nostri figli? Fra epidemie, guerre alle porte, attentati vari, insomma. Il pensiero che a me va è a quello dei ragazzi.